In realtà innanzitutto bisognerebbe far rientrare il lavoro e l'industria come elementi centrali delle campagne elettorali, cosa che non è stato. Io penso 7 italiani su 10 voteranno sull'immigrazione più che sulle questioni del lavoro, per cui chi è riuscito a distrarli dalle questioni centrali, che appunto sono invece queste, ha centrato l'obiettivo. Questi sono stati temi assolutamente laterali e su cui si vede che la politica Marattina, anche al di là dei programmi, spesso balbetta, spesso utilizza troppi spot, qualche volta anche giusti, ma un conto è affrontare questi temi in maniera seria e profonda, un conto è affrontarli in una logica appunto di propaganda opposizione. Le delocalizzazioni sono sempre avvenute e il problema è che si dà colpa alle delocalizzazioni e alle cause più sbagliate. Non si va in Slovacchia perché, come hanno spiegato tutti, il salario costa 400 euro. Si va in Slovacchia perché in Slovacchia c'è zero burocrazia, ci sono anche quei problemi di rapporto democratico col mondo dell'informazione, sicuramente. Esiste la possibilità di avere infrastrutture. Tutti i paesi dell'Est sono venuti alle nostre associazioni industriali dando chiave in mano la possibilità di fare produzioni senza avere tutta la farraginosità che ha il nostro. Non è un habitat favorevole per fare impresa. Io voglio dire a Marco, a cui sono vicino, non è della mia categoria, credo che anche la FEMCA CISL sia stata molto vicina a tutta la lotta e anche noi come metalmeccanici abbiamo partecipato al sostegno di tutte le iniziative di K-Flex in tutti i momenti durante la stessa vertenza. Però io preferirei qualcuno che invece di continuare a dare, perché io in tutte le trasmissioni sento tutti i politici che danno ragione al lavoratore licenziato. Sarebbe meglio dargli torto e però fare le cose, perché altrimenti questa cosa di prendersi la ragione un po' davanti alle telecamere ha un po' scocciato. Un po' il pat-pat sulla spalla, no? Esatto, è una pacca sulla spalla su cui noi sindacalisti, differentemente da lei, Nunzia Di Girolamo, stanno tra i lavoratori, non stanno... veramente stanno nei salotti TV. Sì, stanno tra i lavoratori. Io in questa settimana ho girato parecchie fabbriche, per cui a differenza sua non ci vado solo per la campagna elettorale. I sindacati sono delegittimati in Italia, sì. Inutile che lei certo, su questo, sicuramente noi abbiamo nei quali i lavoratori non si fidano nemmeno di voi. Su tutte queste vertenze. Siamo in un sistema Italia, facciamo sistema. Non interrompa, perché se interrompe chi è più bravo. Se interrompe non è che ha ragione, se interrompe fa capire che non ha argomenti, e se ha argomenti sa che noi accanto, ma che argomenti? Durante questi 7 anni di crisi, lei deve darci una soluzione costruttiva, perché lei è l'Italia come me. Appunto, io ho sentito che lei sulla Slovacchia balbettava, questo è il tema, bisognerebbe invece parlare di cose più serie. Noi abbiamo un problema. Noi abbiamo, meglio così. Scusate, io devo andare in pubblicità e poi dopo devo riprendere con la Simone e con Marco. Noi abbiamo, chi continua a spiegare che il problema della delocalizzazione all'Europa utilizza un'altra arma di distrazione di massa. Noi abbiamo un problema di avere uno scarso habitat favorevole alle imprese in Italia. Qui. Abbiamo scarse regole europee sul fatto di mantenere le localizzazioni produttive quando ci sono sostegni di questo tipo. E abbiamo invece asimmetria di sostegno alle imprese non solo in Europa. Io sottopongo un caso molto più gigantesco della Slovacchia, che è la Turchia. Esatto. La Turchia non è in Europa, cara Di Girolamo, è nell'unione doganale e finanzia a man bassa tutte le sue imprese. Se lei si occupasse di lavoro, non solo in campagna elettorale... Aspettate, andiamo in pubblicità, cose. Poi ma Simone e Marco. Marco le chiedo scusa. Lei. Fatelo per Marco e per tutti i lavoratori che stanno a casa e vi stanno ascoltando, per non favore. Non siamo a comizio al mercato, Di Girolamo, cioè... Non c'è frutta attorno a noi, si può parlare tranquillamente.